Inaugurato alla questura di Cosenza la presenza del capo della Polizia, Lamberto Giannini, il monumento ai caduti della Polizia di Stato. Dopo Cosenza per Giannini, tappa diamante per l'inaugurazione del murales dedicato al commissario Mascherpa, il servizio di Viviana Spinella. È più di un simbolo, per noi la nostra carne viva, i nostri caduti sono qualcosa che proprio sentiamo all'interno, è una nostra guida, uno stimolo sempre a fare meglio e un esempio da seguire sempre. Un monumento ai caduti della Polizia di Stato all'ingresso della questura di Cosenza, un segno di memoria di chi ha sacrificato la propria vita nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche di chi è stato sconfitto dal Covid. Sedici poliziotti morti e 11.000 contagiati dal virus, più di una persona su 10 ammalata all'interno del corpo. Con il capo della Polizia Giannini, prima a Cosenza e poi a Diamante, si rinnova la presenza dello Stato in Calabria per un impegno senza sosta alla criminalità organizzata. Noi cerchiamo di mettere tutte le nostre migliori energie perché, come tutti i territori, la Calabria è un territorio che merita la massima attenzione e il massimo sforzo da parte dello Stato, da parte della Polizia di Stato, e questo sicuramente è un impegno grande. Noi dobbiamo essere qui presenti sul territorio, nelle strade, nelle piazze, fare le attività investigative, ma i cittadini devono sapere che l'impegno è massimo e che noi ci siamo.